Il romanzo giallo che presento oggi è il mio ultimo, Ai morti si dice arrivederci, uscito poco tempo fa per le edizioni Dumpster. È la nuova indagine del commissario Cataldo, che nel frattempo, al ventesimo romanzo della serie, è diventato commissario capo. La storia comincia nel segno di Guido Reni, uno dei più importanti pittori del Seicento italiano, di cui due dipinti, a lungo creduti scomparsi, ho immaginato che siano stati ritrovati, restaurati e donati da un benefattore a un convento di suore a Modena, al quartiere Sacca. Per questo, in occasione della loro presentazione pubblica, si organizza un grande evento in città con le più alte cariche civili e religiose, appunto, di Modena. Cataldo, invitato a presenziare in rappresentanza della questura, accetta e non immagina affatto di imbattersi in poche ore la durata del party, prima in una donna strana e affascinante che non può non colpire lui, che è attualmente single, separato dalla moglie, poi in un misterioso omicidio, quello dell'anziana suora Alda, depositaria della storia e dei segreti del convento. E quando un nuovo omicidio, stavolta di una giovane novizia, e poi un terzo assolutamente imprevedibile, arrivano a complicare un rebus di difficilissima soluzione, Cataldo non smette di scavare dentro e fuori il convento, finché sul filo di una tensione continua concluderà l'indagine, verificando con amarezza che i delitti del presente hanno le ombre lunghe. Cioè che i delitti a volte hanno radici che affondano in un passato imprevedibile, e anche che ai morti si dice arrivederci, il titolo del romanzo, arrivederci non addio, perché ogni vittima che chiede giustizia non può essere dimenticata. È un'indagine quindi nuova, diversa da tutte le precedenti, così come nuovo soprattutto l'ambiente, il mondo del convento, mai trattato prima nelle altre indagini. Un mondo fatto di omertà, di reticenza, di silenzio, appunto, che è difficile penetrare proprio per chi non ne ha esperienza. Un mondo fatto di grande riserbo, di grande delicatezza, dove è importante saper fare domande, ma soprattutto saper ascoltare. Ecco, nel mio romanzo leggerò due brani. Il primo è relativo all'omicidio della novizia a metà romanzo, un brano drammatico. Mezzanotte più o meno, le sue mani sono sudate e dallo stomaco viene su un sapore metallico che riempie la bocca di saliva acida. Si sporge leggermente in avanti verso l'orecchio di lei, le sue labbra la sfiorano come quelle di un amante. Lei si irrigidisce, una tensione quasi impercettibile, che interessa solo qualche muscolo. Poi le sue spalle si inclinano, si gira con lentezza. E il suo sguardo incrocia di colpo quello di un falco, senza paura, sicuro di sé, con gli angoli delle labbra appena sollevati in un accenno di sorriso. Sono separati da pochi centimetri, uniti da una strana intimità. A un tratto, una mano pesante scatta in avanti e le tappa la bocca, mentre un pugno improvviso la colpisce alla punta del mento. Ma non è tramortita, no. Il suo urlo esplode come una bolla contro il palmo che la soffoca. Afferra il polso destro. Le dita stringono fino a far sbiancare le nocche, ma il suo nemico è più forte, infinitamente più forte. E ora le circonda il collo sottile con le mani vigorose e lo stringe, lo scuote. Lei si ribatte, sferrando calci inutili. E pensa all'improvviso: non si tratta di me, è qualcun altro che viene ucciso, non me. La sete di vita che la rende incredula, che quella debba essere la fine, la conforta anche ora che si sente la gola stretta dalla morsa. Non le permette di rendersi conto dell'orrore, mentre lotta contro quelle mani morbide e forti e sudate, che saranno ancora di più la presa, per pochi altri secondi, finché il corpo di lei si rilassa, non oppone più resistenza. La testa dondola avanti e indietro con una strana pesantezza priva di vita. Dopo il corpo scivola giù, e nel toccare il pavimento lascia uscire un gemito, l'ultimo, una specie di vagito, come il richiamo lieve e distante di un bimbo alla madre. L'ombra si inginocchia e si piega su di lei, a sentire se sia venuto meno il respiro. Poi si rialza e resta lì a guardare il cadavere, quegli occhi sbarrati,
la lingua che spunta in mezzo ai denti bianchi e regolari. Riconosci i propri sintomi: battito cardiaco accelerato, calore, eccesso di ossigeno al cervello, e si sforza di non perdere il controllo. Ha perso invece la cognizione del tempo. Alla fine si stira le braccia, respirando con affanno. La solleva da terra e la depone sul letto. La testa penzola con un'inclinazione innaturale. Non sa se l'ha strozzata o se le ha spezzato l'osso del collo. Sa solo che non è più viva. L'ultimo brano che leggerò è invece la conclusione del romanzo. Due delitti o tre sono avvenuti. Il convento è stato contaminato dall'omicidio, però i colpevoli sono stati scoperti ed è rimasta una suora sola a meditare su quello che è accaduto. È piovuto tutto il giorno e ora finalmente sta smettendo. Suora Ersilia è sola e desidera star sola. Ha voglia di pregare. Una piccola pozzanghera riflette la luce proveniente dalla porta aperta della chiesa, frammentata e scomposta dal disegno delle gocce di pioggia. L'aria della sera è fresca. Da fuori la segue un profumo di rami bagnati fin oltre la soglia. Non sceglie la Santa Cecilia di Guido Reni. Avanza nella penombra, si ferma davanti all'altare dove brilla una piccola luce, le basta. La chiesa è chiesa dei poveri in spirito, dice tra sé, e dei peccatori in cerca di perdono, e non solo dei giusti e dei santi, anzi dei giusti e dei santi quanto si sentono poveri peccatori. Anche lei si sente povera adesso e molto sola. Quando sei sola, la bellezza ti sembra brutta, anche se è un quadro di Guido Reni, e la felicità degli altri ti fa rabbia. E la risata degli altri ti sembra stonata. Si concentra, prova a pregare, ma non ci riesce. Non può scordare tutti quei morti. I morti scelgono di non andarsene dal mondo, aveva letto una volta, perché andarsene vuol dire essere dimenticati, e loro non accettano di esserlo. Ai morti si dice arrivederci.